Come nasce questa mostra? Ma l'idea è che l'italiano medio non conosca che cos'è Terna, perché se lo chiedete nessuno sa cos'è. In realtà Terna avrà un ruolo essenziale nella transizione energetica e quindi bisogna trovare dei modi intelligenti perché la gente capisca che cosa fa e che cosa è Terna. Questo è un modo che tra l'altro ha una seconda funzione importante. Il Covid ha lasciato veramente a terra tantissimi settori artistici ed era un'idea di dare di nuovo uno spazio, un po' di energia, come potevamo, a tutti quegli artisti che sono stati fermi, non hanno potuto esporre, non hanno potuto trovare nessuno spazio durante tutto il periodo del Covid. La terza idea è quella di essere inclusivi, cioè di avere veramente rappresentate tutta la geografia dell'Italia, persone provenienti da tutte le scuole fotografiche d'Italia e poi tutte le età in vita, quasi tutte le generazioni, di modo da poter avere il loro sguardo su questo tema, che poi è stato, come vedete, interpretato in modo veramente diverso dai diversi artisti. Però la mostra è bellissima, adesso dovete venire a vederla perché è gratuita, veramente vale la pena di venire a vederla. Terna è da sempre vicina ad aspetti legati alla cultura e al territorio. In questo periodo l'energia è al centro dell'attenzione, e non solo per tematiche contingenti, ma anche per il futuro del nostro paese e delle nostre persone. E Terna ha voluto investire in una testimonianza di tipo culturale e artistico, come quella della fotografia. Tra l'altro elettricità e fotografia hanno le stesse origini come periodo storico e hanno rappresentato due forme di tecnologia che hanno rivoluzionato in qualche modo, ognuno a suo modo, la vita delle generazioni successive. Quindi abbiamo voluto coniugare questi due aspetti perché ci sembra molto interessante che attraverso l'arte si metta al centro delle tematiche di oggi l'energia, che sarà il futuro per domani. Beh, la mostra è una mostra particolarmente bella, che segna un piccolo censimento della fotografia italiana in questo momento. Paolo Ventura ha vinto con un lavoro molto originale su un tema come l'energia e tutto l'insieme dei 40 vincitori funziona benissimo in queste sale, che sono le sale perfette per una mostra collettiva. È stato un lavoro complicato, dove appunto lasciar fuori alcuni lavori è stato anche doloroso, però bisognava arrivare a 40 e per me c'erano almeno 10-15 lavori che meritavano il primo premio in assoluto, però così come diciamo la notte degli Oscar a Hollywood, a un certo punto bisogna fare una scelta. Mi sembra che tutto stia andando benissimo, che la tensione nella premiazione sia stata meravigliosa. Credo e spero che sia soltanto il primo passo di un lavoro che possa essere ripetuto negli anni e quindi sia come curatore che come presidente di Pala Expo sono particolarmente contento.